Ciao Flavio, benvenuto su Ciao. scuola.net. Spieghiamo per chi non ti conoscesse chi sei. Sei un attore, autore, regista e hai recitato sia a teatro, in TV, al cinema, facendo anche cose molto importanti. E vorrei ricordare alcune delle tue esperienze. Un medico in famiglia, Parlami d'amore di Silvio Muccino, Distretto di Polizia 9-10 e presto ti vedremo sul grande schermo nell'ultimo film di Woody Allen. Sì. Su Roma, Complimenti. Roma con amore, con Woody Allen, perché io recito insieme a lui, per cui ho diciamo tutte le scene insieme a lui. Però ti dimentichi un sacco di cose, a parte tutte quelle cose che hai detto di televisione. Cioè tipo Io sono l'amore, che è un film che ho girato insieme a Tilda Swinton, che è questa attrice pazzesca americana, e, che è andato agli Oscar, è un film italiano che è andato agli Oscar, che è passato abbastanza inosservato, ma I Am Love si chiama, è molto bello. Che ne vado molto fiero di questo film qua. Se vi capita, guardatelo, veramente vale la pena. Grazie, grazie di avercelo detto. Senti, però io quello di cui vorrei parlare oggi con te è il tuo nuovo progetto che ti vede protagonista come attore, autore e regista su YouTube, è la web series By My Side. Puoi spiegarci di che cosa si tratta? Premesso che sa tutti sanno che cos'è una web series, per cui partiamo da questo presupposto. Allora, la storia è... sono tre amici che facevano parte di un gruppo musicale, che stanno in un supermercato, fuori, davanti a questo supermercato, di notte, in questo garage notturno aperto, ad aspettare che torni il frontman, cioè il cantante. Però questo cantante non torna più e sono mesi ormai che lo aspettano e questo cantante non torna e non sanno perché non torna. Questo cantante per loro era l'anima del gruppo, era quello che li teneva insieme, era anche quello che forse li avrebbe portati al successo. È sparito e non si sa perché. E intanto c'è un flashback di una sera, cioè di una giornata di 6 mesi prima, dove il cantante che interpreto io e il chitarrista del gruppo si incontrano e in quella giornata succede una cosa terrificante che ha portato poi al cantante a non tornare mai più in questo posto qua. Questa è, come dire, a linee molto semplici la storia, cioè sono tre amici che aspettano il ritorno del loro amico che non torna mai. Il tema di fondo è l'amicizia, cioè la storia di questi amici che poco a poco, per un motivo molto semplice, si perdono e perdendosi l'amicizia si perdono tutti i rapporti che li legavano tra di loro. Poi un altro tema è la voglia di farcela, il fatto che certe volte ci sono delle resistenze. Parla anche di questo, cioè parla del fatto che il mio personaggio ha un sogno, decide di seguire questo sogno e questa cosa viene fraintesa profondamente. Anzi, viene vissuta come un lutto quasi. Il paragone che viene spontaneo parlando di web series è paragone con Freaks che ha avuto come protagonisti i più famosi YouTubers, però non sono degli attori che hanno alle spalle anni di esperienza o di gavetta. Ecco, oltre a questo, By My Side, in che cosa si differenzia di più rispetto, non so, a Freaks o comunque in genere alle web series che stanno nascendo su YouTube? Allora, prima di tutto nella poesia. By My Side nasce con una necessità, nasce per raccontare qualcosa, non per raccontare una storiella, per raccontare qualche cosa della nostra generazione. C'è una cosa che è fondamentale, che spesso ci si dimentica di fare quando si fa dell'arte, ricordarsi che la si fa per dire qualcosa di importante. Molti ragazzi usano proprio YouTube, le potenzialità di YouTube per farsi conoscere, per arrivare poi al cinema, alla TV, perché chiunque può caricare i video, quindi condividerli, diffonderli. Tu invece, in realtà con questo progetto stai facendo il contrario, dopo lavori importanti, come abbiamo già detto, approdi su YouTube. Quindi qual è stato il motivo? Una scelta, una sfida, un'esigenza? Perché? Sfida, una sfida, pura sfida, a me divertono le sfide.
E poi soprattutto anche l'esigenza di portare del contenuto di qualità dentro a YouTube. A me piace pensare che invece ciò che metto nel web rimane per sempre. Per cui devo trattarlo molto bene il web, paradossalmente, non posso fare cosette, perché poi quelle cosette rimarranno lì per sempre, anche dopo che io non ci sarò più. Senti, adesso parliamo un pochino di te. Leggendo la tua biografia scopriamo che hai studiato recitazione anche in Francia. Fare esperienze di studio e di lavoro all'estero, quanto è stato importante per la tua preparazione e in generale se secondo te, può essere oggi in un momento di crisi del lavoro un fattore in più per riuscire a trovare più facilmente un'occupazione? Guarda, io sono nato a Parigi, poi ho vissuto un po' di anni in Francia, poi sono andato in Italia, poi sono rientrato, ho fatto il collegio in Francia, ho fatto 5 anni di collegio, poi ho viaggiato molto, no? Sono abbastanza apolide, non ho un posto di riferimento mio, per cui quello che ti posso dire è che è fondamentale che i ragazzi. By My Side parla anche di questo, parla proprio di questa situazione stantia, queste persone che rimangono a casa fino a 35 anni, attaccati alla tetta della mamma, senza sviluppare una propria autonomia né creativa né economica. L'unico modo per sviluppare una propria autonomia è andarsene di casa. Cioè non è che ci sono altri modi di sviluppare un'autonomia. L'autonomia è non stare a casa, per cui se vuoi essere autonomo, te ne vai di casa. Semplicemente, andandosene via di casa, magicamente scoprirai che il mondo è un mondo pieno di opportunità. E sarai obbligato a prenderle, perché se no non paghi l'affitto. È così semplice, che poi sia all'estero o che sia in un'altra città, cambia relativamente. Tu mi dici l'Italia è un paese in crisi, benissimo, il mondo è in crisi in questo momento ed è una scusa meravigliosa per tutti quanti per dire che non si può fare qualche cosa. Ah no, mi spiace, c'è la crisi, non possiamo farlo. No, no, c'è la crisi, si possono fare le web series, c'è la crisi, si può lavorare su YouTube, c'è la crisi, c'è il web, c'è la crisi, ci sono le tue mani. Cioè, non esiste, cioè, se tu fai quello che ti piace e lo studi e diventi eccellente in quello che ti piace, la crisi non esiste, non può esistere, perché il tuo lavoro dipende dalle tue capacità e dalla tua passione. Se tu riesci a sovrapporre la tua passione, infatti la cosa più importante è capire che cosa ti piace, è la cosa più difficile secondo me, perché quando l'hai capito, basta. Come tu sai, scuola.net è un sito che si rivolge prevalentemente agli studenti. Io vorrei sapere tu che tipo di studente eri e se hai sempre avuto le idee chiare su cosa fare da grande. Allora, studente ero. Da piccolo ero molto molto avanti, infatti mi proposero a mia madre di farmi saltare 2 volte delle classi per portarmi nell'anno successivo. Poi, per via del fatto che ho cambiato tantissime volte scuola, fino ai 13 anni ho cambiato una decina di volte di scuola. Puoi immaginare che cosa significa per un bambino cambiare ogni 6 mesi scuola. Non facevo più amicizia e mi sono chiuso in una specie di bunker dentro di me. Non parlavo più con nessuno, neanche con i miei genitori, ed ero diventato pessimo a scuola, perché a questo punto non mi interessava più niente, io avevo chiuso col mondo. I miei genitori mi mandarono da una specialista che disse: guardate, Flavio è molto semplice, non ha nessun problema, Flavio deve andare in un posto dove può stare con tutti i suoi amici, puoi rimanere lì. Allora sono andato in collegio per questo motivo, per avere delle radici, per creare delle radici. In collegio ero un pessimo studente, cioè i miei libri alla fine dell'anno non si aprivano talmente non li avevo aperti, cioè erano ancora tipo con la colla, no? Che sentivi crack quando lo aprivi. Ecco, questo era il tipo di studente che ero, però essendo abbastanza sveglio me la cavavo, ascoltavo, mi ricordavo, non copiavo mai, io non ho mai copiato, sono incapace di copiare, mi venivano le palpitazioni ogni volta che ci provavo, che mettevo tipo i bigini dentro a un'angoscia completa, sudavo freddo, terribile, per cui non ero capace di barare, qui prendevo dei voti terrificanti. La cosa interessante però è stata questa, che ormai, vabbè, dopo 5 anni in collegio c'avevo una nomea di quello che non fa un cazzo, però se la cava, però che non fa un cazzo. E questa mia nomea ormai obbligava e condizionava gli insegnanti a darmi dei voti brutti, anche se io portavo delle cose belle. E la dimostrazione è stata che poi c'è stato il baccalaureat. Il baccalaureat è l'equivalente della maturità in Francia, il baccalaureat. E il baccalaureat lo fai
con degli insegnanti esterni alla scuola. Ed è una maturità molto difficile, circa il 30% dei francesi viene bocciato al baccalaureato. Insomma, io ho fatto tutti questi esami orali e scritti con insegnanti esterni e sono uscito con un voto altissimo. Cioè, tutti quanti erano stupefatti perché non capivano perché, per dirti, la mia media era del 5, del 6, perché in Francia sono ventesimi. La mia media era del 6 su 10, e però alla maturità io ho preso una media dell'8,5. Strano. Lì capì che comunque paradossalmente anche gli studenti condizionano i loro voti, cioè non è soltanto la bontà del tuo compito a dare il voto, ma è anche tutto ciò che rappresenti agli occhi del professore a dare un voto a ciò che fai. Però non avevo la minima idea di fare l'attore, io volevo fare i videogiochi. Sono un fan di videogiochi, io gioco continuamente, mi piace da morire. E giocavo, vabbè, in collegio facevo solo quello, credo di aver perso 4 diottrie solo per i videogiochi. E per cui ho finito la maturità, sono andato a fare informatica a Milano. Che appunto io comunque a 19 anni sono entrato in una scuola di recitazione e ho scoperto che mi piaceva mentre la facevo. Non so perché, mi sono mosso così, senza troppi pensieri. Come si fa a 19 anni, cioè si segue, seguire un po' l'istinto. E ho scoperto intuivo già che mi sarebbe piaciuto, insomma. Però, sai, una cosa è intuirlo, una cosa poi è scoprirlo fisicamente. Senti Flavio, questa era l'ultima domanda, siamo giunti alla fine della nostra intervista. Ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie. E adesso rimaniamo in attesa però di vedere By My Side. Il 29 marzo su YouTube alle 11 di sera uscirà la prima puntata e poi ogni giovedì esce la puntata successiva, saranno 13 puntate, dovevano essere 14, poi le ho fatte diventare 13 per esigenze del web, diciamo. Va bene, non le perderemo allora. Grazie Flavio, ciao. Grazie, ciao.